La sfida originale per incentivare i napoletani a fare la differenziata di carta e cartone si chiama Cartoniadi e da martedì 1 maggio fino al 31 vedrà in gara le 10 municipalità cittadine per aggiudicarsi il titolo di campione del riciclo. L'iniziativa è promossa da Comieco, Conai, ASI e dal Comune e vuole sensibilizzare le famiglie al tema della tutela ambientale migliorando la qualità e la quantità della raccolta. Nel momento in cui le cartoniadi vengono realizzate negli altri comuni hanno realizzato praticamente un 30% in più di raccolta. E poi la stabilità che si è verificata dopo dà un 15% mediamente di raccolta in più. Quindi voglio dire è un modo per incentivare, per sensibilizzare le popolazioni ad una raccolta più attenta, più accorta e soprattutto quantitativamente maggiore. Valore sociale, valore ambientale, ma anche un segnale di informazione straordinario per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso per potenziare raccolta differenziata, possibilità di recupero e riciclo e migliorare le condizioni complessive della vivibilità e della qualità della vita della città di Napoli. Organizzato per la prima volta a Napoli, il campionato partirà contemporaneamente anche a Milano e mette in palio per chi raccoglierà di più e meglio carta e cartone, confrontando la raccolta del mese di maggio con quella del primo trimestre del 2012, un premio di 50.000 euro destinato alla municipalità. Il regolamento completo è disponibile sul sito del Comieco. Bisogna organizzare servizi e raccolta, ci si chiederà di essere più puntuali e lo saremo, e grande entusiasmo anche nelle persone. Abbiamo bisogno della collaborazione dei commercianti, abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini, le associazioni ci sono, è una grande iniziativa. Si dimostra come la differenziata è un processo che va governato industrialmente, ma è anche una cosa molto divertente. Farla insieme a Milano è estremamente bello perché mette insieme l'idea paese, il sistema paese e soprattutto rappresenta per noi un modo per misurarci su nuovi percorsi di differenziata, tarare bene municipalità per municipalità e accorciare sempre di più, come vuole l'amministrazione, la distanza tra cittadini e istituzioni.